Senti amici di Passion for Fun, abbiamo i minuti contati ma siamo in compagnia di Gabriele Manetti, grazie per la disponibilità. Yes, dai. Allora, Freaks Out, quali sono stati i punti di riferimento per crearlo e soprattutto quanto è importante un cinema che fa denuncia sociale? Oh, madonna mia. Ma sai, il cinema che faccia denuncia sociale è importante perché il cinema ha a che fare con la comunicazione, quindi bisogna fare, nella speranza che comunque chi la faccia abbia a conoscenza bene quello che sta facendo, cioè l'argomento, che lo conosca bene, che io poi dopo magari che lo spettatore sia empatizzi con la sua, con il suo tipo di denuncia, va fatto. Questo non significa che si faccia però grande cinema. Io ho sempre fatto questa provocazione. L'Italia è sensibilissima al cinema. Al cinema sociale, chiamiamolo così, però questo non significa che sia un grande regista, che tu abbia un grande sguardo, e spesso e volentieri l'autorialità è stata confusa con questo intento nobilissimo, ripeto, che serve, che magari è fatto anche bene, però quella voce non è che si distingua così tanto. Ci sono, cioè Elio Petri ha fatto un cinema di denuncia meraviglioso, però era un grandissimo regista. Purtroppo a me mi mancano i registi tipo Petri, con quel tipo di creatività, con quel tipo di tecnica cinematografica. Cioè, aveva un linguaggio formale ipererudito, insomma non trovo registi così, non ne trovo tanti quantomeno. Il mio intento era semplicemente di raccontare una storia, però nel momento in cui tu l'ambienti nel 43 durante l'occupazione non puoi non essere sensibile a soprattutto da, certo, te che sei romana come me, a quel momento storico che è stata la deportazione del ghetto del 16 ottobre. Cioè, spesso mi hanno detto, oh, ma ci stanno fascisti, per carità, io sono molto antifascista, però in quel momento, il 16 ottobre proprio specifico, come dire, il nazismo ha fatto veramente un bel casino, quindi non bisognava essere un pochino, cioè io almeno ho cercato di raccontare quello. Poi non, mi dispiace se in qualche modo non si sia percepito così tanto la mia sensibilità antifascista. Si è percepita? Lo spero, però insomma se mai riaffronterò un argomento in quel periodo farò in modo che si senta di più, perché lo sono molto, quindi... Diciamo che tu sei un po' un pioniere italiano del cinema di genere, partito con Gig Robot, lo chiamavano Gig Robot. Quindi tu riesci sempre ad aprire un varco per i nuovi aspiranti, pochi hanno il coraggio di seguirti, no? Quanto è importante in Italia, cioè, il cinema di genere? Noi siamo stati i creatori, quanti passi avanti abbiamo fatto negli anni? Ma lo sai che cosa? Quando si parla di cinema di genere è come se si sentisse una sorta di... avverto una critica nei confronti di un cinema che in qualche modo in Italia è sempre stato considerato come minoritario. Non è così. Il cinema di genere, prendiamo uno dei più grandi registi della storia del cinema, Stanley Kubrick, è cinema, è grande cinema. Quindi privarsi a causa di un giudizio che comunque aveva in qualche modo invece messo davanti, perché era un momento storico particolare, il 68 agli anni 70, un certo di cinema sociale come più importante di quello, a discapito di del cinema in sé, ha creato una frattura importante. In qualche modo ha fatto questo divario quasi incolmabile, dove da una parte c'è l'autorialità e dall'altra ci sta il cinema un pochino più commerciale, un pochino più di disimpegno. Io invece in qualche modo quello che provo a fare è mettere le due cose insieme. Se appunto lo spettatore chiede, la commedia chiede di sorridere, chiede di ridere, cioè questa cosa la metto all'interno del mio cinema, cerco in qualche modo di raccontare quelle storie che mi hanno emozionato nel profondo quando ero ragazzino, però essendo anche sensibile ai personaggi, cioè guardando la loro profondità, la loro dimensione. Quindi nel caso di Gig Robot, il disagio sociale che magari si può vivere a Tor Bella Monaca, nel caso del 16 ottobre appunto la deportazione del ghetto e la diversità, che è terribile come termine per quando è figlio di un giudizio, perché la diversità sentita così è un problema, bisogna parlare più di identità, è quello che prova a fare il film, che è un po' la tematica che io sento come più importante per me in questo momento. Però il linguaggio che uso è quello del cinema che conosco, che mi ha emozionato, che mi è piaciuto, cioè il cinema, diciamo così, delle origini per me, che è quello primigenio, da bambino, quello che vedevo, poi il cinema dello studio, quello dell'università, e poi quello della maturità, quando ho iniziato a fare l'attore
e lavoravo e poi ho provato a mettere insieme le cose. Ci riesci in un modo Ah, ti eccezionale, te lo ringrazio. dico col cuore aperto perché adoro i tuoi film, i cortometraggi e tutto. Grazie. Un'ultimissima domanda: qual è il tuo rapporto con uno dei robot più amati da tutti noi, Jig Robot? Il rapporto con Jig Robot, ma sai, non so, io voglio bene a Jig, è un robot, è un cartone animato che ho scelto insieme a Mazinga. C'erano quelli quando io avevo, insomma, così 6 anni, 7 anni, cos'era, l'82, l'83. Guarda, quando noi abbiamo deciso di fare, lo chiamavano Jig Robot, chiaramente ci siamo guardati nelle palle degli occhi e Nicola Guaglianone abbiamo detto: mo sto cinema dei supereroi va per la maggiore, ti piace a te? E io dico: guarda, a me piace Sam Raimi, a me piace Ang Lee che fanno Hulk, Spider-Man. Ancora dovevano arrivare tutti questi nuovi regimi. Mi è piaciuto molto l'X-Men, credo si sia visto in Freaks Out di Bryan Singer. Tutto il resto è un'operazione laboriosa e di scrittura incredibile, però come cinema sono un po' più dalla parte di Scorsese. So che qualcuno non è d'accordo, però io sono un po' più da quella parte lì. E abbiamo detto: bene, ok, proviamo a fare il nostro supereroe, perché quella è la cosa importante, cioè partire dai personaggi e dall'identità culturale che quel personaggio ha. Io quando ero Vischello non dicevo: ammazza, ma chi te credi essere Superman? Ma chi sei Batman? Dicevo: ma chi sei Jigro Bobo? Ma è presente a Mazinga, per dirti, no? Era uscito un anno prima o 2 anni prima Acab, il film di Stefano Sollima, e Marco Gialini lo chiamavano Mazinga, quindi vedi, è una roba molto romana, quindi per me era normale come passaggio. Progetti futuri e poi ho finito. Progetti futuri, sai, dovevo partire a breve, però ci sono un po' di problemi perché le cose che faccio non sono semplici. E adesso mi sento di dire: boh, non lo so. Perfetto. Io ti ringrazio per la disponibilità e salutiamo tutti. Ciao. Ciao, grazie.